appassionati di calcio a 5, buonasera dalla Pala Jacazzi di Aversa per la 13ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Stanno facendo il loro ingresso in campo il Napoli Futsal e l'Active Network per Pesc, che si gira a calcio, anzi no, perché c'è intervento di Otomeia con la palla guadagnata ancora dall'Active, che può venire avanti con Cigliano. L'uscita, attenzione, di Caio, fuori aria. Attenzione, 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 cartellino rosso, perché è rientrato da poco dalla nazionale. Dunque tocca ad Andrea De Gennaro, che è subito protagonista. Poi il crono in attesa che possano arrivare altri cambi. L'azione adesso per Davi, l'uscita di De Gennaro, doppia. Ancora il pallone per Cigliano. Igor. La conclusione ancora De Gennaro. Igor, Davi. Calcia ancora e ancora De Gennaro. Davi ancora con il destro. Oitomeia, attenzione Oitomeia! Il gol del vantaggio. Ovviamente a bordo campo. Nel frattempo, per quanto riguarda il campo, attenzione qui, che rischio! Adesso Pesc, che prova a liberarsi di Davi, calcia col mancino sull'esterno della rete. Pallone di ritorno, la finta finisce a terra, tutto regolare, attenzione la ripartenza con l'opportunità per Davi, che calcia sul fondo. Poi spalla a spalla tra palla, adesso attenzione di Simone, Thiago Perez risponde presente, rimessa tra le per gli azzurri, che adesso provano a spingere. Il tocco all'indietro per il tentativo mancino di Giappa Duarte sul fondo. Arriva la medica, la palla viene scaricata a Oitomeia. Ancora il passaggio di ritorno, Oitomeia, 2-0 Active. La giocata di Oitomeia, che trova la fuga e la rete del raddoppio per l'Active dopo 11 minuti. La squadra forse con un pulmino, altre parte con il pullman. Intanto Borruto, seguiamo la conclusione sul fondo. Dentro a cercare Borruto, va a fare sportellate con l'avversario. Poi lo scarico per la conclusione di Mancuso, doppia palo. Ancora la palla in avanti con Borruto, che rischia qui, attenzione, Oitomeia! Oitomeia trova la rete del 3-0 e si becca anche il giallo, Oitomeia. Ma intanto è tutta in salita questa gara per il Napoli Futsal, qui al Pala Jacazzi di Aversa. Mancuso, destro sul fondo. Il lancio in avanti, ancora verso Galletto, che la controlla. Galletto dentro con l'intervento in scivolata di Saponara. Delle aspettative in questo primo tempo, Mancuso ci prova, Thiago Perez risponde presente, 3-1, attenzione alla ripartenza ancora con Igor, la palla dentro con il recupero. Mancuso, 30 secondi all'intervallo, Mancuso calcia, Thiago Perez risponde presente con un tiro incrociare dalla destra. Eccolo qui ancora Oitomeia scatenato, incredibile! Oitomeia 4-0, ma che partita sta facendo Oitomeia! Incredibile! 4-0 poker, destro, sinistro, all'incrocio dei pali. Una partita pazzesca da parte di Oitomeia, che trova il poker personale. E davvero ovviamente merita soltanto gli applausi per la partita che sta facendo Oitomeia, anche se un risultato un po' particolare. Ovviamente scatena un po' le reazioni del pubblico. All'arriva di Diego Mancuso, di Giappa Duarte, chiedo scusa, per il 4-1 del Napoli, che riaccende le speranze degli azzurri dopo due minuti. Su questo schema la palla inattiva, Duarte rimette. Il Napoli a meno 3. Arriva uno scambio di vedute con Borruto. De Simone dentro, incredibile salvataggio di Thiago Perez, che Pesc in manda pronto a ricevere il pallone. Alla fine fa tutto Giappa Duarte, il tocco sotto sull'uscita di Thiago Perez. Intanto Galletto, Galletto, Galletto! Calcio di rigore e ammonizione di Diego Mancuso. Il destro e il gol da parte del Napoli, che si porta a meno 2 dopo 5 minuti di gioco e 10 secondi di questa ripresa. Il gol della bomber del Napoli, Diego Mancuso. 4, abituati a vedere qualsiasi cosa in questo sport. La palla recuperata da Borruto, dentro con il grande miracolo da parte di Thiago Perez. Intanto qui non riesce l'anticipo di Pesc di un soffio con il Napoli aggressivo. Ecco la palla che però arriva dall'altra parte, attenzione con l'occasione, il destro, la presa di Gennaro credo, o fida sul fondo. L'anticipo qui di Giappa, attenzione, Giappa può calciare, lo fa sul fondo, Giappa Duarte.
tutta l'avversario. Mancuso calcia col destro sul fondo con Thiago Perez che non sembrava aver visto il pallone arrivare. Intanto la punizione con Diego Mancuso, pronto alla battuta. Il destro, la parata di Thiago Perez. E qui Borruto sradica il pallone dai piedi di Scigliano. Ci prova ancora il Napoli con De Simone. De Simone in anticipo, attenzione, qui non c'è il fallo. Scigliano, il tocco per Otomeia, la finta. Sbaglia tutto Otomeia qui. Giapa invece, si trovava in 3-4. De Luca gli soffia il pallone, pesca, attenzione, pesca. Perde un tempo di gioco, pesca e anche l'opportunità. Ancora De Luca, pesca, Borruto. Adesso calcia, Cristian Borruto e trova il gol del 3-4, a 4 e 19 dalla fine. Restate fermi lì, signori, perché questo è il futsal, dove la partita non è mai finita, neanche con un vantaggio di 4 reti. Lucky Network, 4-0 dopo il gol di Otomeia all'inizio della ripresa. Il Napoli ha trovato due reti subito e adesso con power play. Dentro con De Luca che calcia, fermato, poi arriva Borruto, la palla che danza pericolosamente lì, attenzione con il pallone che scivola in porta, il gol dell'Active con questa carambola pazzesca e l'Active che trova la quinta rete. Credo di Scigliano, un po' di carambole, ancora il pallone che resta lì, De Luca a terra, non c'è il fallo, De Luca calcia sul fondo, Colletta, Mancuso. Carica il destro, traversa, forse una deviazione, sì, è così, Cuso. Colletta, destro, in gol di Colletta, la posizione defilata, il numero 3, trova la rete del 4-5, ancora un giro di lancette da vivere insieme a voi. La rete di Tommaso Colletta che debutta con il suo primo gol in maglia azzurra. Colletta, il blocco di De Luca, Colletta sul fondo, triplice fischio di chiusura, il Napoli Futsal non sfata il tabù della palla Iacazzi di Aversa, vince l'Active Network per 4-5, seconda sconfitta consecutiva degli azzurri davanti al pubblico amico.